Ed eccomi qui con i prodotti Labbra, aiuto! E qui ci sono i contenitori in cui avrei intenzione di metterli. Vediamo un po', intanto vedo se c'è qualcosa da declatterare, poi vediamo come metterli giù. Allora, da cosa partiamo? Non so se partire dal colore o dalle marche, sono un po' stanchino ormai. Allora. Partiamo da... Da cosa? Vi dico che terrò quasi tutto. Io li dividerei forse per finish più che per colore, perché io di solito quello che faccio è ragionare per finish con i rossetti, cioè se voglio un rossetto matte, se voglio far presto mettere un rossetto lucido, quindi più che guardare solo il colore, guardo prima di tutto il finish. Non so se è una cosa furba, comunque io vedo che istintivamente faccio così. Allora, mi munisco di una salviettina pulita perché c'è già da pulire. Allora, guardate intanto qua, ho un bellissimo doppione. Si vede che questo colore di Astra mi piaceva particolarmente tanto, sono molto buoni questi rossetti di Astra. E vi dico però, ce n'è uno più vecchio, che mi sa che è andato, e quello più nuovo, adesso non li distingo più. No, quello più vecchio è questo, ragazze. E quindi declattero quello più vecchio, non ho usato tantissimo, ma lo declattero perché tanto non arriverò neanche a finire questo, quello lì già ha odore, è inutile che... Quindi metto qua quello che tengo per adesso. Allora, questo di Essence è stata una scoperta che ho fatto grazie alle recensioni di Titti, bravissima. Ciao Titti, se mi stai guardando, un bacione. E questo è veramente bellissimo, ragazze, è cremoso, all'inizio io l'avevo scartato per quello, poi in realtà si fissa matte e... Sono colori spettacolari, tanto che l'ho preso anche in rosso e non ce l'ho qui però furba. Comunque avrei tenuto anche, tengo anche quello. Quindi questi in stilo poi mi piacciono particolarmente, li tengo sicuramente. E li metto nella categoria dei matte, quindi facciamo prima i matte. Allora andiamo a vedere un po'. Dunque, un altro colore che io metto tantissimo è questo, no scusate, questo è il rosso, il malva che ho giù sempre nella borsina, giù, quindi vabbè, niente. Poi questo è un altro colore scuro. Allora andiamo per nude, dai, facciamo così. Quindi l'altro nude che tengo sono questo, è questo della Eight Kisses di Deborah, che è bellissimo. Questi matte sono formulati in maniera spettacolare. Quindi questo è un altro matte. Come tengo tutti i matte di questa linea, anche perché sono recenti e mi piacciono tantissimo. Lo 08, che è questo rosso un po' più... caldo mi sembra, neutro diciamo, quelli troppo caldi non mi stanno bene, quindi questo 09 che è un rosso che sembra uguale ma in realtà noi ci capiamo è diverso, vedete, un rosso con un po' più di rosa all'interno, questo 11 che è un colore spettacolare sulle mie labbra, un malva scuro violetto molto molto bello. Questi li tengo tutti, come anche tengo tutti ovviamente questi della Kiko che sono spettacolari, ragazzi, i Powder Kiss. Io non so che ha trovato una formula spettacolare Kiko e li metto tra i matte, sono dei soft touch ma li metto tra i matte. Così come tengo questo di Dior, stessa formula, un malva neutro bellissimo, questi durano alle cannonate, veramente. E lo tengo assolutamente. Il packaging è un po' più cheap dei soliti di Dior. Comunque, come tengo anche questo che è un matte satin che ho preso nel viaggio di nozze a Parigi. Questo non mi abbandonerà mai. Terrò la scatola vuota anche quando lo finirò. Così come tengo Du Bonnet Base che non lo so, è un po' caldino, però gli voglio dare una possibilità. Teniamolo. Qui declattererò poco, ragazzi. Come tengo Sin, un colore spettacolare, spettacolare, molto elegante, bellissimo. Niente, mi sa che non mi libererò di nessuno di questi. Come tengo questo di Astra, di cui ho poi anche il fratello Nude, sono buonissimi questi rossetti, non si trovano più. Bellissimo anche questo, un rosso ciliegia, fantastico. Andiamo avanti con i matte. Questo invece... Penso che lo declatterò, mamma mia, sì ragazze, questo lo declatterò della Cosmi Milano, non mi piace per niente, lo declatterò. Poi
Poi penso di declatterare anche questo della Winnie, perché non lo so, un rosso. No, però no, ragazzi, troppo bello. No, 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 che declattero, no, niente. Lo teniamo, tra l'altro è un matte, quindi lo tengo sicuramentissimamente. Poi questo ovviamente non va da nessuna parte, il 550 della Rimmel, bellissimo. Non posso svuociarli tutti, se no vi tengo qua fino a domani, bellissimo colore. Resti qui anche tu con noi. E poi questo della marca del DM, il 425 Perfect Matte, è un colore spettacolare anche da tutti i giorni, questo bellissimo. Ne ho molti simili, quindi vedremo quanto li userò poi tutti. Questo è un burro cacao, perfetto. Questo ero indecisa, ma siccome mi piace molto come qualità questo matte della Douglas, lo tengo perché magari per le serate di ballo anni 50 è un colore molto in tono con l'epoca. Guardate, questo fucsia rosso, molto bello. Non me lo vedo tantissimo addosso, però mi do una possibilità. Per adesso lo tengo, mettiamolo lì. Questi ovviamente di Sephora non vanno da nessuna parte. Sono i rossetti più belli matte che ho mai visto, secondo me. Bellissimi, uno più bello dell'altro. Cioè, il finish proprio è fantastico. Mi era sfuggito questo della Debbie. Ah, perché è un doppione, incredibile, anche questo è un doppione. Quindi a questo punto scartiamo il più vecchio. È questo. Poi, questi della Deborah matte, anche questi sono spettacolari. C'è il numero 31 che voglio prendere a tutti i costi, sono dei soft touch anche questi, bellissimi, bellissimi, cioè troppo, 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 troppo belli. Soft touch sia lo stick che anche la confezione, troppo belli, li teniamo. Così come questo che era la vecchia edizione, ma il colore è spettacolare, 21, guardate che bello, ne ho molti simili. Vabbè, adesso vedremo, anche perché questi scuri non li uso tantissimo, anche se mi stanno bene, penso, ma non li uso tantissimo. Il Viva Glam l'ho preso a Roma, questo non va da nessuna parte. Il Viva Glam 2, bellissimo. I soldi di questi rossetti vanno in beneficenza, per cui... No, scusate, questo non è matte. Poi, vabbè, questi due gioiellini, ovviamente, della Lancôme, bellissimi. Mamma mia. Cioè, non c'è un rosso uguale all'altro. Molto molto belli, non li finirò mai, ne sono consapevole, però ce li ho, un po' me li hanno anche regalati, quindi questo è anche bellissimo, mamma mia, soft touch anche lui, non romperlo, Katia, grazie. Non sapevo che questa sarebbe stata una parte difficile, anche perché io ho una fissa per i rossetti da quando sono ragazzina proprio alle medie. Questo di Sephora, stesso discorso di prima, non se ne va da nessuna parte, guardate che colore. Per l'inverno meraviglioso, questo suo fratello uguale, questo è veramente un pop di colore bellissimo, se ne stanno qui anche loro. Peccato che questo adesivo che hanno è veramente mortale da tirare via. Questo è molto bello, anche lui rimane con me, della marca del DM, sempre anche questo, Dio. Sembra un colore un po' punk cyber, ma in realtà guardate che bello che ha poi swatchato, bellissimo, lilla, bellissimo. Resta anche lui, cioè praticamente non tolgo nessuno. Questo è il rossetto del mio matrimonio, quindi ragazzi, questo qua sfruttatissimo, Diego Dalla Palma, non lo fanno più, lo terrò come ricordo per sempre anche questo. Non se ne andrà mai via dalla mia collezione. Poi questo invece me l'aveva regalato mia cognata, il Pirate di Chanel, un matte anche questo, i matte di Chanel che sono fantastici, guardate cos'è. È un gioiello questo rossetto, bellissimo, un rosso ciliegia che mi sta bene. Lo preferisco tamponato, però mi piace molto perché va via un po' questo lucidino che... Poi questo invece io vorrei... No, questo ragazzi lo declattero. No, non ho il coraggio di tenerlo, questo no, è troppo viola. Della Cosmi, ho speso pochissimo per prenderlo, lo declattero. Oddio, i matte sono finiti, considerando che tengo queste due tinte labbra, che ovviamente sono le uniche due tinte labbra che ho, le tengo. Una è della Essence, un bel rosso, e questo è un rosso portabile per tutti i giorni, della Catrice, non le fanno più, quindi questa la tengo finché non scadrà, insomma, spero di usarla il più possibile. Non ha odore, direi, cioè aveva questo odore anche all'inizio, quindi boh. Va bene, unico gloss che ho...
Astra lo tengo, lo metto nel make up di tutti i giorni perché lo voglio finire questo, quindi va già nel cassetto di tutti i giorni. Questo di Mesauda, se non ha odore, ormai è finito, guardate, lo voglio finire del tutto, ce ne manca pochissimo, guardate. No, non ha odore, me lo metto proprio anche questo nella trousse di tutti i giorni perché è la vecchissima edizione di Mesauda, lo voglio finire perché fra pochissimo scadrà di sicuro, che ve l'ho fatto fare alla salmiettina. Lo teniamo, ok. Poi questo boy di Chanel è bellissimo, bellissimo, è un neutro proprio, guardate quanto è consumato, è praticamente un burro cacao colorato, appena appena colorato, perlato, bellissimo, non fa assolutamente effetto vecchia zia, ma è proprio molto elegante, bellissimo anche questo, lo teniamo tutti i giorni. Poi questo di, andiamo un po' velocemente, di Douglas, il N272, l'avevo regalato anche a mia cognata, bello, simil boy, ma più lucido e più, un pochino più pescato, bellissimo. Ah, questo proprio è il colore delle mie labbra da lucide, bellissimo. Questo di Mesauda, anche lui bellissimo, non se ne va da nessuna parte, lucido. Oddio, non so più dove sbocciarlo, qua guardate che bello che è questo, bellissimo. Questo proprio dà un colorito sano alle labbra che è fantastico. Poi questo di Pupa, anche lui non se ne va, usato moltissimo, guardate. C'è un periodo che lo usavo tutti i giorni, molto bello, un rosa freddo, scuro che mi sta molto bene. Ah, scusate, anche questo di tinte labbra, mi sono scordata, è nuovissima. Poi questi due di Astra sono un po' indecisa perché vi dirò. Sono lucidi, li ho usati molto, però questo boh, un po' pesantone, non lo so se lo tengo questo. Questo 09, come, mamma mia, no, mi sa che questi mi salutano. No, questo, scusate, questo è un matte, no, l'ho appena preso, questo lo tengo. Questo mi sa che mi saluta, perché non lo so, cioè è troppo pastoso per essere così sheer, è troppo pastoso. Poi questa tinta labbra dell'Astra che non viene mai via, ma è bellissima, sembra scura ma in realtà è un rosso labbra, poi messo sulle labbra resta con me. Bene, mi pulisco un attimino e prima che non venga più via niente e passiamo alle matite e matitoni. Ce l'abbiamo quasi fatta. Matite e matitoni. Allora, matite e matitoni. Qua non swatcherò perché penso di tenere tutto. Ho swatchato l'altro giorno, allora qui ho un primer labbra, le ho più o meno, qui c'è un altro marker per le labbra che lo metto nelle tinte, non qua, e le altre sono tutte matite e matitoni dell'Astra, fantastici, Kiko, Wycon, uno della MAC che è Whirl, non mi piace tantissimo però è l'unica neutra che ho così marroncina la tengo, questa è l'ultima di Wycon presa che è fantastica, ci ha fatto una lip combo Fedi Kitty recentemente. Questa che è la matita del mio matrimonio, ormai è quasi un moncherino e non va da nessuna parte, vivo dalla palma. E questo, ragazzi, che è stato il mio rossetto preferito per una marea di tempo, guardate quanto l'ho consumato, ma oddio, mi sembra che abbia odore ormai, aspettate, com'è bello. Cioè, questo. No, me lo metto da tutti i giorni, dai, secondo me è ancora utilizzabile. Vediamo, se mi dà fastidio sulle labbra, poi non lo metto più, insomma, lo declattero. E le matite le tengo tutte. Ci vedremo alla sistemazione del cassetto labbra, non vi tengo con me in questa tediosa operazione e vi faccio vedere il risultato finito. A prestissimo! Ecco qui, ragazze, il mio cassetto di prodotti labbra. Allora, li ho divisi sia un po' per finish che per colore. Qui ho messo, come vedete, le tinte labbra e i lip marker. Qui ho messo i miei rossetti in stilo, tutti e tre bellissimi. Qui ho messo i rossetti scuri perché li uso meno. Qui ho messo i rossi che li volevo tutti concentrati insieme. Qui ho messo dei matte nude più o meno chiari o scuri, come anche qui davanti. E in questo angolino qui ho messo tutti i rossetti sheer che ho, i lucidi che ho. Vi faccio una panoramica generale allora della mia nuova postazione make-up. Allora, partiamo dal primo cassetto dove c'è il trucco, i prodotti che di solito uso tutti i giorni, più quelli che non sapevo insomma dove attribuire e che comunque uso tutti i giorni, come matitoni e ombretto, quelli più comodi. Poi
Nel secondo cassetto ci sono tutti i prodotti viso, quindi primer, fondotinta, BB cream, sieri, correttori, blush, terre e ciprie, insomma sono già tanti per me che non faccio sempre la base. Qua c'è il mega cassetto dei prodotti occhi, quindi con le palette, ombretti liquidi, matite, palettine, palettone, eccetera. E qui, dulcis in fundo, c'è il cassettone dei prodotti labbra che vi ho appena fatto vedere. Sono molto molto soddisfatta di questa cosa perché adesso li ho tutti ordinati, in questo mobile prenderanno molta meno polvere, ho liberato un sacco di spazio nella stanza. Quindi vi faccio vedere lo spazio che ho liberato. Scusa, ok. Qui è tutto, questo è tutto lo spazio, adesso devo mettere in ordine di sopra, ma queste sono le mensole che ho liberato, come potete vedere. Un bello spazio, ci metterò libri, dispense, eccetera. Mentre quella in alto è ancora drammatica, la devo pulire. Questa invece è una abat-jour che ha fatto il mio povero papà ricavandola da una radice di un legno trovato, di un albero trovato nel fiume di casa, vicino a casa nostra. Bellissimo, è stato bravissimo a farlo. Lui amava lavorare il legno e questo è un ricordo preziosissimo che ho di lui. E guardate, cioè è bellissima. Adesso devo prendere, però purtroppo i gatti hanno rotto il telo sopra. Dobbiamo prendere una lampadina che va messa qui, proprio sopra questa candela che è un porta lampadine, tolto questo scotch chiaramente e messa una nuova copertura di stoffa. E qui in questo casino c'è tutto il declutter che ho fatto, dai, direi, se più la salvietta, direi che non è andata male, direi che non è andata male. Tutti questi prodottini ci salutano perché tanto non li uso mai, alla fine non li ho mai usati o non li uso mai. A prestissimo, io vi saluto e a prestissimo, ciao!